Le donne del movimento Women Wage Peace si incontrano spesso, come questa sera dove l'ospite Ronnie Yavin modera il dibattito su pace e convivenza in un clima casalingo. Nel 2014 alcune donne israeliane sconvolte dalle immagini di guerra provenienti da Gaza hanno deciso di non poter più restare a guardare l'accanirsi violento di due popoli l'uno contro l'altro. È così che è nata l'associazione Women Wage Peace, donne che fanno la pace, per promuovere una soluzione pacifica del conflitto israelo-palestinese. Le attività sono varie, semplici incontri serali ma anche grandi eventi come l'annuale partecipatissima marcia che attraversa tutto Israele, oppure ritrovi in strada e nelle piazze. I giovedì e i venerdì, la sera e la mattina, ci mettiamo in strada, in diversi punti di passaggio, così da vedere ed essere visti dalla gente, perché vogliamo che le parole pace e accordo tornino nel dibattito pubblico israeliano. Agli inizi, a Gerusalemme, le reazioni erano, come posso dire, non piacevoli. Erano violente, la gente ci insultava, non è stato per niente facile, ma sento che le cose sono cambiate almeno un po'. Innanzitutto, prima eravamo poche migliaia e ora siamo 25-30.000 donne in tutto Israele e ci sono sempre più movimenti simili al nostro che crescono. Sì, perché questo gruppo di donne che lottano per la pace sta diventando sempre più influente, grazie anche alla convinta volontà di coinvolgere le proprie omologhe palestinesi in un confronto finalmente alla pari. Posso fare un esempio personale. Quando andai in ospedale a dare alla luce ai miei figli, nel letto accanto al mio c'era una donna araba. Capii che non è solo questione di vivere accanto a loro, ma anche di parlare con loro. Abbiamo iniziato a parlare con gli arabi che vivono in Israele, ma abbiamo un team il cui scopo è raggiungere i palestinesi, lavorare con loro e avere sempre più contatti con diversi gruppi e organizzazioni di quella parte. È molto importante per noi cominciare a interagire tra di noi finalmente come persone normali. Normal people want to each other. La volontà di cambiamento è condivisa dai molti sostenitori che si riuniscono agli eventi di Women Wage Peace. Sono molto felice di essere qui. Spero davvero che le donne trovino lo spazio per poter cambiare le cose. Così ci sarà più pace in questa regione. Non so se esista una qualche soluzione ora come ora, ma quel che è certo è che possiamo smettere di uccidere i figli gli uni degli altri. Questo deve essere detto. Ci si sente sempre impotenti quando si sente parlare delle terribili cose che accadono. Vorresti semplicemente fare qualcosa. Questo incontro è un piccolo passo, ma è un qualcosa da cui iniziare. Non ci sono solo donne a condividere l'ottimismo di Roni. Penso che sia molto importante che le donne e le persone in generale provino a fare qualcosa per promuovere la pace, perché c'è un sentore generale di mancanza di speranza. Siamo letargici e passivi e ci stiamo rassegnando alla situazione come impossibile al cambiamento. Se però ci uniamo, possiamo spingerci gli uni gli altri ad essere più attivi, ad avere più speranza e possiamo incoraggiarci a vicenda a lavorare per la pace, perché se non lavoriamo duro per essa, non penso la potremmo mai ottenere. Perciò è davvero importante fare tutto quello che possiamo per attivarci e questo è il motivo per cui do il mio supporto a questa associazione. Il processo di pace riguarda tutti, uomini e donne, ma alla ricerca di una tregua le donne del movimento associano una rivendicazione femminista affinché venga loro attribuito il giusto spazio sulla scena politica di Israele. Il 15% del nostro movimento è composto da uomini, perciò gli uomini sono più che benvenuti, ma siamo nati come movimento femminile. La società israeliana è molto militaresca, in questo senso gli uomini sono avvantaggiati. L'esercito deve fare quel che deve fare, ma è la società civile che deve influenzare la situazione qui e le donne dovrebbero essere coinvolte in ogni momento. Siamo il 50% della popolazione e siamo la metà di coloro che subiscono le conseguenze quando si parla di guerra, di sicurezza e anche di educazione. Vogliamo essere rappresentate nei posti che contano, specialmente quando si parla della nostra vita e della vita dei nostri figli. E a queste donne agguerrite non si può dire che la pace lontana è impossibile. La storia, anche di Israele, fornisce esempi da cui trarre fiducia per credere davvero nella possibilità di un cambiamento. Noi traiamo ispirazione da quello che è successo in Sudafrica, in Irlanda, in Liberia e anche qui in Israele, nelle relazioni con l'Egitto. Quando ero bambina, nessuno credeva che avremmo potuto ottenere un qualche genere di accordo con l'Egitto. Mio padre e poi anche mio marito sono stati soldati lì.
Era qualcosa che non avremmo mai immaginato potesse accadere. E invece abbiamo un accordo con l'Egitto che dura da 40 anni. Non dico che c'è pace, ma almeno non ci sono feriti né funerali. Questa è la dimostrazione che un accordo è un obiettivo raggiungibile. Io penso davvero che le cose possano cambiare. Non sono certo un profeta, ma posso promettere che continuerò a lavorare, che i miei amici continueranno a lavorare. Stiamo crescendo sempre di più e riceviamo molto supporto dentro e fuori Israele. Non è facile, ma i successi ci sono e noi continueremo ad andare avanti. Success. So we move on, we make forward, we make progress.